Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale. Noi siamo i Wolf Brothers e oggi siamo qui per cominciare una nuova piccola serie. In cosa consiste questa nuova piccola serie? In poche parole, se ci riusciamo, porteremo i pronostici delle partite della Roma e delle partite dell'Inter. E oggi cominciamo con la seconda partita del girone di ritorno. Atalanta contro Roma e domani uscirà Torino contro Inter. Ok, allora, in questa partita io userò l'Atalanta e Matte userà la Roma. Esatto. E scrivete qua sotto nei commenti, secondo voi domani chi userà il Torino e chi userà l'Inter? E poi scrivete qua sotto nei commenti come finirà questa partita. Esatto. Come finirà secondo voi la partita anche più che altro nella vita reale? Esatto. Allora, partiamo dalle formazioni. Atalanta, Esatto. 3-5-2. In porta Berisha, a centrocampo e a centrocampo in Difesa. difesa Toloi, Palomino, Masiello, a centrocampo Rigoni, Pasalic, Deron, Frohler e Atebol e in attacco il capitano, il Papu Gomez e Duvan Zapata. Colui che segna anche se starnutisce. Ok, invece la Roma risponde con un 4-3-3. In porta Olsen. In difesa Florenzi con la fascia di capitano visto che De Rossi è in panchina. Manolas, Fazio e spacco tutto Kolarov. A centrocampo Cristante, Pastore e Pellegrini. E in attacco Dieghito Perotti, il faraone El Shaarawy e Patrick Schick. Dieghito Perotti, il faraone Stefano El Shaarawy, eh? Patrick Schick. Ed eccoci qua, Stadio Classico, Atalanta contro Roma. Telecronisti, i Wolf Brothers. Ecco le due squadre che entrano in campo. Ricordiamo la classifica. La Roma è a meno 7 dall'Inter. Sì, noi siamo quarti e voi siete terzi, vero? Sì. Esatto. Allenatore Giampiero Gasperini per l'Atalanta. Roma, allenatore. Mister Chi. Dovrebbe essere Di Francesco, ma non c'è. Mister Chi. È Mister Chi. Ok, dai, tutti in posa, pronti per la foto? Cheese! Balla come il papu. Eccolo qua. Che Pronto a avviare la non ci partita. assomiglia ma manco per il cavolo. Ma vabbè, dai che si comincia. Atalanta-Roma, è iniziata. Masiello, Palomino, Pasalic, Toloi, ancora per Pasalic, Derun, Frohler, per Zapata, il Papu Gomez. Bravo Fazio, proviamo a ripartire? No, ma sì, El Shaarawy, Patrick Schick, vede Pastore? Sì, Chiude che si bene addormenta Masiello. ovviamente, Pastore, buonanotte. Derun Zapata per Pasalic, attenzione a Oddio. Duvan Zapata! Fuori di poco! Subito Zappata si fa sentire. C'è stata Qua? deviazione. Beh, quando? Ok, va bene. Scusi? Atalanta dall'altra parte. Vabbè. Ovviamente gli è nessuno, Porca miseria! Esterno della rete. Toloi, se non sbaglio, dovrebbe essere un ex della Roma. Questo non lo so. Se non, perché mi ricordo uno che si chiamava Toloi e l'hanno cacciato via perché non ha praticamente mai giocato. Ma credo che sia lui, sai. Credo, eh. Bravo, bravo Costas. Bravo Dieghito. Bello lì. Ah, non l'ha controllata di poco. Palomino qua Bravo sbaglia. Pastore. Chic, bello. In mezzo Stefan! Cosa stava facendo? Cosa stava facendo Stefan? Belli, boom! Berisha! Va bene, ok. Cosa voleva fare Berisha? Boh, ballerina. Ok. Pastore! Oh, attenzione, attenzione! Duvan Zapata!
Duvan Zapata! Battuto Olsen! La sblocca l'Atalanta al 14° minuto! Pastore, buongiorno! Ha colpito Zapata, signori! Dai, chiattata fatta, gol subito. Riproviamoci. Ok. Patrick. Fuori gioco di Chic. Ah, Benesson. Non servi manco a fare... Almeno i fuorigiochi li pigli, meno male. Masiello. Dai col tuo mental coach, che adesso devi spaccare le partite. Attenzione al Papu per Zapata. Chiuso. Bravo Fazzi. Vai Stefan. Vai Stefan. In mezzo c'è qualcuno? Sei buonanotte. Berisha, con calma, fa ripartire la squadra. Con Toloi, di prima, per Rigoni. Pasalic, ha visto Zapata, partire Zapata. Corrodo, cazzo, sta. Pastore, ma poi di un cane. Oh, e facciamo qualcosa di decente. Sì, va, ok, va bene. Ho già capito che non ti va di... Non vuoi giocare. Ok, va bene. Oggi vuole fare sciopero. Sì. Dai, corri, corri, Florenti, corri, Florenti, grande Florenti. In mezzo. Rap. Ok. Tira. Cos'è? Dai. Madonna. Il mental coach. Sì. Te di mental non c'è niente. Altro che il mental coach. Zapata. Ed è la serie. Guarda. Di nuovo gol sbagliato. Gol subito. Va 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 va. Zapata. No. Olsen. Esce. Ci mette i pugni. Il Papu. Dall'altra parte Olsen blocca. Olsen che esce? Strano. Vabbè, si vede che è un videogioco. Ok. Pastore. Chic. Ok. Vai Manolas. Chic. Cristante. Buonanotte Chic. Ok, Pastore forse c'è. Dai Pastore, se buonanotte Pastore. Madonna mia, ma che giocatore incredibile che abbiamo. Ecco, vamo. Un'altra catata di Pastore, un altro gol. Guarda, 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 guarda. Atebul ci ha provato. Mamma mia, Pastore, quanto ti odio. Finora partita da dimenticare per Pastore. Ma va a farti il Papu Gomez. Ma no, Gomez, l'hai cacciata centrale. Ok, bello, bello, bello. Dai, Pastore! Dai, Mehmet! Ma dai, ma perché non ha Cristante? Idiota d'uno Chic! Ah. Vabbè, queste sfighe. Stagliatacche! No, qua ho sbagliato io, qua... Ho voluto strafare con Zapata. Proviamo. Dai, Chic, se buonanotte. Dai, Duvan. Bravo, Papu. Florenzi. È stato anticipato. Cioè, Florenti che gioca in difesa e fa meglio di fa meglio di Pastore, no? Non so se le rendo l'idea. Ma ti ho detto, Pastore è in sciopero oggi. Va a fa un bagno. Cos'è, non ti va bene il gregge? Oh, 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 ho trabattuto, ho fatto. Oh, signore, ben... Mamma mia, Pastore. Chic. Ah beh, Cristante poveretto, ce n'è 40 addosso, non è che può far niente. Vai che l'hai visto Zapata! Atebur! 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 Olsen! Forse ultima azione alla fine del primo tempo. Che bello giocare in 9 contro 11. A dire che bello giocare in 9 contro 11, mamma mia! Sì, uno che è in sciopero e l'altro che è addormentato. Sì, Pastore mental coach, ma va a far ben viva il mental coach, ma... Ok, fine primo tempo, Atalanta in vantaggio, però decide il gol di Duvan Zapata. Aspetta un secondo. Fai qualche cambio? Guarda. Ok, ragazzi. Inizia il secondo tempo, la Roma ha fatto un cambio, adesso si dovrebbe essere anche in grafica. È uscito Patrick Schick, è entrato Nicolò Zaniolo. Zaniolo! Zaniolo! Berisha! Ok! Ok! Almeno ha tirato! E già è qualcosa! In mezzo Pasto! Non ci voglio credere! Forse stava facendo qualcosa di decente Pastore! Finito lo sciopero? Può darsi!
risciopero solo di 45 minuti. Ah, cazzo. Ah, questa è sfiga. Pasalic, pallone fuori di poco. Tanto ovviamente, anche se noi facciamo i pronostici, rimpallina a favore c'è sempre, vero? Ricordatevi come sempre, hashtag mai più FIFA d'Alessio, grazie. Mamma mia. Ok. Va bene, ok. Vai Stefan, vai Stefano. Oh, beh, dai, almeno ci ha provato. Bravo Stefan. Bravo Stefan, dai. Berisha rinvia a trovare il Papu Gomez di testa, non colpisce. De Roon controlla male, recupera Palomino. De Roon, il Papu Gomez, Freuler, Attenzione. Atebur in mezzo per Zapata, anticipato, ci ha provato in tuffo Pasalic. Stagli attacchi al culo. Eccolo qua Pasalic, il Papu Gomez, De Roon. Trump traversa! Trump! Che c'entra Trump? Scusami. No! Oh, hai detto Trump? Attenzione, Sì, stavo per dire traversa palo, è vai! uscito fuori Trump. El Ah! Sharawi! Beliscia! Trump, ok. Scomandiamo anche il presidente degli Stati Uniti. No, che è contro di merda! No! Ho spremuto X, non me ne sono accorto. Porcaccia la miseria d'una laida. Oddio, spiar. Di Palomino su Zaniolo. Vai, vai, dai, cazzo! Aiuta! Ma poi. Aiuta! No! Ok. Ok. Provia. No, ciao. Aiuto. Il Attenzione! Papu! Ma Il porca Papu troia, Gomez! Il esci! Papu Gomez! Raddoppia l'Atalanta! 65esimo! Il capitano! Madonna! Ma esci l'unico svedese rincoglionito! Ma va a montare i coti all'IKEA, va! Va, guardalo, guardalo! Tacchete! Scemo! Ma va a far portiere all'IKEA, va! Guarda, una palla entrata. E vai, sempre tocco subito partita. Vai, anche nel gioco. Non... Ah, Dio bene. Anche nel gioco Olsen non rovina la media. Vabbè. Ma mi sa che io ormai tiro da lontano, tanto. Vai, sempre con la media. Dai, regà. Grandissimo Olsen, mamma mia. Ricordiamo, in estate, ceduto Allison, portiere che vale 50-60 milioni per un portiere che ne vale a malapena 10. Ok, che intuito, Monci! Mamma mia! E c'è anche il terzo! Anche la festa si unisce! Rigoni 3-0! Rigoni ha fatto gol anche all'andata, eh! Ah, ma ridendo e scherzando, sto punteggio può veramente capitare, eh! Lo dico subito! Ma lo dico anche, anzi lo dico anche tranquillo. Aspetta, proviamo a fare un cambio. Tanto facciamo uscire qui colui che non vuol giocare. E facciamo entrare. Ma sì, proviamo Dzeko. Zaniolo mettiamo COC. Anzi, guarda, so io che modulo fare. E poi facciamo entrare. Facciamo uscire Perotti e facciamo entrare Justin Bieber. Adesso usiamo un bel. Vai, 4-2-4. Boom! Andiamo su. Cacciamola dentro, almeno uno facciamolo. Ok, così, molto bene. Dai, boh, dai, 4-2-4 e si può ricominciare. Ecco, bravo, esci. Vai, entra Justin Bieber. Ok. Proviamoci. Ecco. Justin Bieber. Justin Bieber. Niente. Atebur, Troiler, Vabbè, è il andata così. Papu, il Papu, Troiler, per Zapata, Olsen. Con calma, Stai solo perdendo 3-0, ma con calma, Eccolo! Tu
Zapata 4-0. O se non esce, poi se. Più che altro, chi è la testa di cazzo che crede che Duván Zapata sia un suo compagno di squadra? No, perché guarda, cross in mezzo, passaggio, gol. Chi è il Numero coglione? 7. Chi è l'imbecille? Il numero 7 è Pellegrini. No, ma Pellegrini più che altro non l'ha marcato. Dzeko. No, Zaniolo, scusate. Zaniolo! Scarpa tata. Stupenda. Mamma mia, ragazzi, che mira che abbiamo in attacco. Ragazzi, siamo agli sgoccioli di questa partita. De Roon, Zapata anticipato da Cristante. Mancano 10 secondi alla fine dei 3 minuti di recupero. Forse ultima azione per la Roma, Sei, no, perché recupera buonanotte. l'Atalanta. Triplice fischio, l'Atalanta batte 4-0 la Roma, forse nella realtà non può Ah, capitare. non lo so. Un 4-0 è un po' esagerato. Esagerato. Sapendo il portiere che abbiamo, non è esagerato. Vabbè, dai, come nuova serie non c'è niente. Non c'è. Inizio bene io, eh. Sì. Vabbè, dai. Ok, speriamo che sta partita vi sia piaciuta. Ovviamente sotto nei commenti, oltre a scrivere chi secondo voi userà il Torino e chi l'Inter nella prossima partita, scrivete anche secondo voi come può andare a finire Atalanta-Roma. E niente. Ci vediamo domani con Torino-Inter. Bella rega! Ok, adesso andiamo a registrare Torino-Inter. Dai!